Io vorrei iniziare oggi la puntata con Carla, ma soprattutto con la mia ospite di oggi, che è una giovanissima ragazza di 19 anni. Lei si chiama Danila, eccola qua. Benvenuta Danila. Grazie. Allora, dal tuo trucco molto grafico capisco che tu abbia una personalità abbastanza importante. Hai capito benissimo. Sì, ho una personalità molto particolare e ne vado molto fiera. Mi piace la mia unicità e la ricerco in ogni cosa che faccio, in particolare il mio trucco. Ma questo l'hai fatto tu? Sì, assolutamente, stamattina. Sì. Stamattina l'hai fatto mentre, da sola? Sì, nel ritardo. Fatto. Avete fatto un primo piano alla nostra Danila, per favore, per vedere nel dettaglio questo trucco, perché lei ha disegnato questo trucco grafico perché ha uno spiccatissimo lato artistico che soprattutto si esprime attraverso i quadri, perché tu dipingi, sei una pittrice, dovremmo avere anche delle foto dei tuoi quadri oltre che del tuo trucco. Ce l'abbiamo, regia, possiamo farli vedere i quadri di Danila? Ecco qua, mentre dipingi. Danila, tu quando eri piccola facevi impazzire i tuoi genitori perché ti mettevi a disegnare, per mia figlia lo faceva da piccola, sui muri, sulle pareti di casa, no? Sì, sì, perché l'arte un po' è nata con me, quindi dovevo esprimerla in qualche modo. E il primo modo che mi è capitato sono state le pareti di casa mia. E i tuoi genitori ovviamente andavano su tutte le furie, invece adesso sono i primi a sostenerti perché so, insomma, che ti stanno dando una mano in questa tua, questo tuo percorso artistico. I miei genitori sono i miei primi fan in tutto ciò che faccio, che si tratti di moda, che si tratti di arte o qualche altra mia passione che nasce al momento, e soprattutto nell'ambito artistico mi aiutano tantissimo perché mi lasciano libera di esprimermi. E questa è una bella fortuna perché vuol dire che sono persone intelligenti e molto aperte. Carla, in che cosa ti può aiutare in questo tuo viaggio qui oggi con noi, Danila? Cosa chiediamo a Carla? Chiediamo di rinnovare il mio look. Io ho un look, diciamo, che è nato un po', si è formato col tempo, ma ho notato che sta assumendo una forma un po' statica. Io vorrei cambiare questa situazione, voglio che il mio look sia dinamico, che cambi, soprattutto con il mio entrare in una nuova stagione della mia vita, quella dell'università, quindi è importante, importante. Allora andiamo, Carla è pronta, Carla sei pronta? Prontissima, attiviamo il nostro piano d'attacco. Allora Danila, tu sei una grande artista, vieni qui perché hai già le basi per diventare giustamente tale, e poi dici, iniziando l'università, quindi devo essere un po' più autorevole. Io vedo però, cara Bianca, mi ha incuriosito un oggetto nel suo guardaroba, che è questa roba qui, che è un bicchiere. È un bicchiere, una borsa bicchiere, io la chiamo. Ah, una borsa, ma questa come la indossi? Fammi vedere. Io la indosso, qui c'è il manico con la catena, ecco. Hai capito? Ah, ma l'hai creata tu? Sì, creata me da un momento di noia, potrei dire. Perché mi piace molto, una borsetta da sera, perché sì, piccolina, che cosa ci sera. Può esatto. Diciamo tutto quello che qualche capita. Qualche spicciolo, sì, anche. Perché l'hai detto. Dovesse servire. Allora, visto che questo è l'oggetto che terremo in evidenza, guarda, io lo appoggio qui che rimarrà con noi. No, scusate, vedo Jonathan già con gli occhi strabuzzati. Ti piace la borsa bicchiere, Jonathan? No, la trovo molto poco pratica perché si può rompere, ti fai male. Poi cosa ci metti? Manco il telefonino. No, bocciata. Ma scusa, tu ci metterei lo champagne. Ti devi sempre impicciare per farti al tuo. Lui, caro Jonathan, è bellissima, è un'opera d'arte. Vabbè, se questa ti invitano a un aperitivo, c'è cioè già come cosa. Esatto. Vero. Voglio vedere se ti boccia il guardaroba visto che fa l'amica. Guarda adesso. Tremendo. Comunque, no, non te lo boccio. Gli spiccioli per il parcheggio ci stanno e io me la porterei dietro. Spiegaglielo. Ma ci sta anche, secondo me, un lipstick, no? Per rinnovare il rossetto. Posso Vai. Farmi un giro con la borsa bicchiere? Questa ci è piaciuta molto. E tu sei invitato a un aperitivo, tac. No, ma poi sì, tac, bene, Bianca è pazzesco. Vuole bere qualcosa? Uguale alla tua cintura, è pazzesco, esatto. È l'accessorio di oggi. Sono pensato per lei. È bellissima. Dai, faccio da modella. Allora, vediamo cosa c'è nel guardaroba di Danila intanto. Ma allora, c'è un po' di roba, ecco, infatti la musica di sottofondo, c'è un po' di roba simile a quella che lei indossa oggi. Vedo ovviamente una felpa col cappuccio, un po' di colore c'è, vedo questo pantalone 5 tasche color nude, qui c'è l'immagine ovviamente che passa appunto la regia. Sei molto sportiva, molto pratica, anche oggi vesti un po' così, immagino che sia anche per la tua giovane età. Poi abbiamo un secondo look, ma più o meno sembra una cartella colore, sono gli stessi modelli replicati nei colori. Immagino anche che le occasioni siano sempre le stesse, questi felponi e pantaloni comodi, quando li indossi? Boh. Quando per andare all'università, però sono sempre un po' troppo comodi, però non mi danno un'aria poco autorevole ancora, sì. Ecco, infatti.
Vediamo il terzo, e il terzo più o meno bianca è la stessa roba, 5 tasche o fuori. Spesso tra l'altro abbiamo visto questa cosa, Carla, nelle nostre ospiti, cioè che prendevano a stock tutte cose simili però di diverso colore. Esatto. Come mai questa cosa? Cosa rappresenta a livello di personalità? Allora, la personalità di chi fa la serial shopper, la shopper seriale, è il minimalismo, cioè diciamo l'assenza di fronzoli. Ti piace un modello, lo compri in vari colori, poi naturalmente non colori sgargianti, colorini un po' neutri, quindi probabilmente la nostra amica fa parte di questo gruppo. Sei un essenzialista nonostante l'arte, nonostante questa creatività innata. Quindi ti voglio, diciamo, anticipare che io non potrò salvarti nulla del guardaroba. Neanche la borsa bicchiere. No, questa la teniamo perché è molto innovativa, molto creativa e ci può sempre servire per qualsiasi occasione. No, Jonathan? Anzi, se voi da casa volete acquistarla, sto scherzando. Anche per Jonathan, non si sa mai, visto che è coordinato ai colori. Allora, facciamo una cosa. Vogliamo andare verso Carla, ne vogliamo iniziare questa trasformazione? Perché no? Io mi Oriella, posso... ti vedo un po' perpressa. Anche tu a 19 anni avevi tanta personalità come Danila? Beh, ero piuttosto decisa, ecco, per dire. Ma è giusto essere così, perché ci si propone alla vita con un po' di grinta, insomma, no? E certo, ma tu ne hai da vendere di grinta, anche se tu devo dire che l'energia l'hai poi veicolata in eleganza, veicolata in questi movimenti sinuosi, sontuosi, eleganti con la danza. Quindi devo dire, ognuno poi esprime la propria energia in maniera diversa. Mi sembra che sia tutto pronto a questo punto per andare verso Carla. Ragazzi, io vi aspetto qui. Andiamo, alla fine della puntata. Danila, divertiti! Andiamo eh? Con la nostra borsa, Carla. Troviamo l'identità di Danila, troviamo l'identità di Danila. Allora, è tutto pronto. Nathan, io direi di chiamare qui adesso Carla e la nostra ospite Danila. Ricordiamo brevemente la storia di Danila. Allora, Danila è una giovanissima ragazza che ha iniziato l'università e che ci ha chiesto di aiutarla, ovviamente per abbandonare il suo vecchio mood un po' da studentessa. Lei però è molto molto artista, è molto eccentrica, e quindi adesso la vediamo. Vediamo il prima. Vai. Ecco com'era Danila questa mattina, e ora scopriamo il suo nuovo mood. On the run, let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Danila, sono sicura che insomma anche i tuoi genitori saranno pazzi di questo nuovo mood. Speriamo di averti resa felice. Noi ci vediamo domani alle 15:15. Saluto tutta la mia cricca, saluto Carla e ringrazio tutto lo staff, e vi auguro, come dire, una giornata di pace fuori e dentro di noi. Grazie, a domani 15:15.